Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Buongiorno a tutti quanti, che Dio ci benedica anche questo nuovo giorno e che possiamo avvicinarci sempre di più alla bontà, alla misericordia e alla fede di Dio in Gesù Cristo, che si è presentato 2000 anni fa, forse, soprattutto perché ci ha voluto bene, ha sacrificato la sua vita per ognuno di noi, che siamo riconoscenti a questo fattore di non deviare né a destra né a sinistra. Quello che mi ho sentito nel mio cuore questa mattina di confidare in Lui e soprattutto di aiutare gli altri a confidare in Lui, perché con esperienza avuta personale vi consiglio di farlo, perché l'esperienza fa, e io vi consiglio di adoperare questa mia esperienza di ritornare a Gesù. Non è detto che una persona dice: ma io ho ucciso una persona, io ho fatto un omicidio, io ho massacrato una famiglia, io ho fatto questo, io ho fatto quello, il Signore non mi perdonerà mai. No, assolutamente, nell'attimo che tu chiedi perdono e ti assoggetti alla bontà di Dio, Dio è così misericordioso, un Padre amorevole che ti aspetta a braccia aperte, perché Dio vuole che tutti si salvano, perché se non fosse così nessuno si salverebbe, mie care, nella grazia. Siamo tutti peccatori. Ve lo dico perché me l'ho sentito nel mio cuore stamattina. Ho sentito parlare tanta gente che dicono che non sono degni di rientrare nella famiglia di Dio. Se non fosse per questo, nessuno apparterrebbe a Dio, perché tutti siamo omicidi, tutti siamo peccatori. Per un conto o per l'altro abbiamo peccato tutti. È un peccato come uccidere una persona, e come sbagliare con il Padre Eterno è la stessa cosa. Sono sinonimi di peccato uguale. Se Dio dovrebbe guardare questo sinonimo o un altro sinonimo, un peccato o un altro, chiuderebbe le porte per tutti. Perciò diamoci da fare, mia cara, nella grazia. Stamattina con ardore ve lo dico. Con ardore e con amore. Grazie, papà. Alleluia. Mi hai fatto commuovere un colpo di pregare, padre. Alleluia. Papa, perdonami e perdona tutta l'umanità, Signore. Con questa occasione, Padre, ti voglio ringraziare, ti voglio lodare e benedirti tutti i giorni della mia vita, queste e quelle che mi darai in futuro. Ti ringrazio, Padre, che hai potuto fare ogni cosa secondo la tua volontà, sia per me che per tutta la mia famiglia, per tutti quelli che ancora avverranno, Signore, a te, Signore. Fai che tutti capiscano che non esiste altro Dio all'infuori di te, e che si accosta a te viene benedetto dalla tua misericordia, della tua bontà e di tutto. Quello che ti chiede, tu glielo doni. Grazie, papà. Benedici ancora la mia famiglia, soprattutto benedici mia moglie, Signore, in questo momento ha bisogno di te. Con amore, Signore, te lo chiedo.
perché un giorno non vorrei separarmi da lei, vorrei venire insieme a lei, al tuo cospetto. Più che altro per questo. Aiuta con i miei figli, Signore, a conoscerti, a iniziare ad amarti. Aiuta con le mie nuore, nella sua gravidanza, Signore. Benedicela, sostienela, Signore. Fa che ogni cosa sia secondo la tua volontà, che questa partorenza possa essere una cosa meravigliosa, Signore. Aiutala, Signore, sostienila. Benedici ancora il mio genero, Signore. Fai che la calma e la tranquillità ritorni a lui. Grazie, Signore. Ancora benedici mia nipotina, Signore, in tutto il mondo, ovunque essi siano. Benedici ancora mie consuocere, Signore, sia quelle che sono qui in Germania, Signore, che quelle che sono in Italia, Signore. Se c'è qualcosa, Signore, nel mezzo, provvedi tu, Signore, che possono essere nella tranquillità, soprattutto nella salute, Signore. Aiutala, Signore, sostienila. Oh Padre, benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici, conoscenti. Sì, Signore, qualsiasi persona, Signore, e anche i nemici, Signore. Benedicere che anche i nemici, se ne abbia ancora qualcuno, possono diventare meglio dei miei amici. Ti ringrazio, ti lodo. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo ti chiedo ogni cosa. Gloria a te, Padre. Amen. Amen. Mia cara nella grazia, vi saluto e vi abbraccio come se fossimo qui di presenza, stretti con tutte e due braccia e con tutte e due mani. È un grande bacio di un uomo che si è commosso stamattina davanti alla presenza di Dio. Che possa invogliarvi a sentire anche voi la presenza di Dio come in questo momento il Signore si è fatto sentire da me. Non per altro, ma anche più migliore di questa situazione. Vi desidero che vi avviate ancora più migliore di questa gioia che ho provato in questo istante. Sì, perché lo potete. Lo potete. Avvicinandovi a Lui. Con più amore vi avvicinerete, con più amore il Signore si presenterà a voi, sia di giorno che di notte, in qualunque istante. Voi lo cercherete, Lui si farà vedere da voi, in spirito e in verità. Amen. Pace al Signore, al fratello Angelo Piccone. Amen.